Oggi siamo qui riuniti per celebrare un grande avvenimento. Dopo che la Diamix ha influenzato i dinosauri grazie ai suoi mitici Dino Monsterflex, di cui Arex e Bastatore hanno avuto un conflitto, preparatevi a vedere il meglio. In questo video potete vedere di tutto, ovvero le creature marine. E proprio oggi, 31 ottobre 2022, il vostro capo di Mao, accompagnato dalla sua seguace Venedimia 009, è pronto a fargli rivelare quest'ultimissima grande scoperta. Proprio ora! Grazie della visualizzazione, qui è il vostro Gabby di Mao 004, sempre allerta che vi parla. Accanto a me c'è la mitica Venedimia 009. Buon Halloween a tutti i miei carissimi seguaci. Lo auguro anche al buon Corrado alias il Meteo. Spero che piaccia questo video e spero anche che abbia visto l'ultimo vlog, che sarebbe il più lungo che io abbia mai fatto, ovvero al circo Lidia Togni. Ma non c'è solo lei al centro dell'attenzione, c'è anche la nostra amatissima Dolly. E infatti è proprio felice che oggi è Halloween. Voi mi direte perché c'è anche Dolly con noi? Perché la Diramix, come avete detto dal prologo, ha fatto il meglio. Che hanno visto anche Arex e Bastatore e Leo Toys, che con questo video li saluto nel migliore dei modi. Sto per presentare sul canale la novità della Diramix 2022. Pronti? 3, 2, 1. Ecco a voi gli Acqua Monster Flex. Belli, vero? Ecco qua cosa potete vedere, che sarebbe l'intera collezione che ritrae ben 18 individui, tra cui 3 speciali, tra cui uno argento e due che si illuminano al buio. Analizziamo per bene l'immagine che c'è in copertina. Potete guardare Tiger Sharko, il capo degli Aqua Monster Flex. Di specie è un ferocissimo squalo tigre, che si è evoluto grazie a un esperimento fatto in laboratorio ed è diventato una bestia feroce che potrebbe seminare il terrore anche nei mari della costiera amalfitana, sicuramente anche a Cetara, in provincia di Salerno, di cui patrono è San Pietro, e Amalfi pure, di cui patrono è Sant'Andrea. Tiger Shark ricorda tantissimo un personaggio della Sirenetta 2, ovvero Undertow, lo squalo tigre che fa da scagnozzo a Morgana, la sorella di Ursula. Bella festa! La sorella svitata di Ursula! Non volevo perdermi la torta col gelato! Morgana! Restituisci la piccola, altrimenti!
Ursula sarebbe venuta tanto volentieri, ma ha avuto un contrattempo. Vediamo un po' che cos'è stato. Oh, ma certo, l'avete ridotta a un'insalata di mare. Ma la vita è fatta così, dalle stelle al sushi. Ti sembra corretto, Grams? Lo chiedo a te. Ad ogni modo, chi ha detto che bisogna essere corretti? Oh, Undertow! Fate largo, sfidellati! Voglio passare! Dite voi se ve lo ricordate oppure no. Non induciamo oltre, perché potete dire che io mi sono preso non una, ma due blind bags. Bello, eh? Non indugiamo oltre. Analizziamo il magazine contenente il nostro carissimo Spillo, l'amico coccodrillo. Qui potete vedere varie curiosità sulle creature del mare, come per esempio lo squalo tigre, c'è pure l'orca, lo squalo martello, il tricheco, la manta, lo squalo sega, la piovra, tartaruga, tra cui uno di questi che si chiama Turtle Jim, ricorda tantissimo le tartarughe ninja, in particolare un mix tra Raffaello e Michelangelo, e c'è anche il pesce palla. Ecco qua il fumetto di Spillo. Ce n'è anche un altro. Eccolo qui. Inoltre ci sono queste immagini. Più che la Sirenetta 2, questo ricorda tantissimo uno dei personaggi della serie animata Street Sharks. Per colpa di un pazzoide, cattivo e genialoide, quattro splendidi fratelli ora sono quattro Street Sharks. Simpatici e robusti, con denti molto aguzzi, son con noi per far trionfare la giustizia e la verità. Spero che voi lo ricordiate, voi ragazzi degli anni 90 che seguirete, ovviamente mi seguirete. Allora, guardiamo un po' la collezione. Eccoli qua, tutti e 18. Ecco qua, ve li faccio vedere piano piano, con calma e sangue freddo. Bene, leggiamo i loro nomi, dato che sono stati dati dei nomi propri a questi personaggi, come per i Monsterflex, Dino,
abbiamo Tiger Shark, il capo che potete vedere nell'immagine copertina, Black Hawk. Raga, non ci voglio credere, la Dynamix è stata davvero un genio per dare allo squalo martello il nome Spyro. Mi raccomando, Spyro è un drago creato dalla Insomniac Games, che 4 anni fa la Activision gli ha ceduto i diritti per creare la Reignited Trilogy, disponibile per PS4 e Xbox One. Big Trix, Red Croc, Priestess, Octopus, più che un polpo sembra il Kraken di origine mitologica, questo qua, questo tizio qua, dato che ha pure danneggiato la nave del buon Jack Sparrow. Turtle Jim, Puffer, Donkey. Donkey è anche molto interessante perché di specie è un Dunkleoestus di origine preistorica che si è estinto. Blue Croc, Phantom, Kela, che ricorda tantissimo un personaggio di SpongeBob, Larry, l'aragosta, infatti è un'aragosta, Mantarex, Helijoh, e per finire i tre speciali, l'Argenteo e i due Glow in the Dark. E qui c'è pure Super Bea. Altre curiosità sulle creature marine, tra cui il Dunkleoestus, granchio azzurro, pesce abissale, l'aragosta, il granchio rosso, l'elicoprione che è anche estinto, che serve Helijoh, e basta. E qui c'è Julius. Beh, abbiamo finito. Allora, ve lo leggo già. Vi ringrazio, amici, troppo buoni. Adesso sentite questa. Sapete come l'iguana insulta il marito? Lo chiama iguano. Leggete voi e fatevi scassare dalle risate. Bene. È arrivato il momento clou di questa unboxing. Come dice Arex, di questa unboxing. Beh, sicuramente Arex e Bastone li avranno già incontrati e ora si prepareranno ad incontrare di nuovo dentro le mie mani. Beh, anche Leo Toys ha fatto un video del genere e lui ha trovato tutta la collezione. Nell'intro c'è Tartal Jim che combatte contro Big Trix. Ah, bene, che dire. Che buon profumo. Adesso vedremo poi che cosa ci sarà dentro. Siete pronti? 3, 2, 1. Ehi! Che bello però! Lui è Blue Croc, il fratello di Red Croc. Guardate qua! Che bello! Guardate qua, ragazzi. I denti aguzzi, dei bei pettorali scolpiti, tipo come i Dino Monsterflex. Anche le creature marine sono diventate campioni di bodybuilding. Di più lo è diventato Tiger Shark. Vediamo come si allunga, come abbiamo fatto con Polifemo l'anno scorso nei Monsterflex serie 4. Apriamo questa blind e vediamo un po' che diavolo ci troviamo dentro. Oh, ecco qua. Vediamo. Oddio. Oh, vedo qualcosa di bello. No! È Polifemo! Oddio! Oddio! Abbiamo trovato il ciclope! Guardate che brutto! In senso buono, naturalmente, non a scopo offensivo. Guardate che denti! Oddio! Buono collare che sembrava degli sciamani africani! I pantaloni strappati! Proviamo ad allungare questo mostro! Siete pronti? E invece sì, si allunga tantissimo! Wow!
Wow. Beh, il rumore pur che fa, cioè, tipo ASMR. È fatto di polistirolo. Bello però. È... è un buon profumino. Perché non mettiamo Blue Croc sul dorso di Dolly? Vediamo un po' che effetto fa. Mamma mia, fa davvero un figurone bello sdraiato che sembra che sta per prendere il sole. Adesso passiamo alla seconda e ultima di questo unboxing. Che noia, ne volevo altre. Beh, a proposito, queste blind mi sono state... mi hanno dato il permesso di comprarla perché ho avuto svariati buoni voti dall'inizio dell'anno, cominciando dall'8 all'interrogazione di audiovisivo sugli illuminatori, fino all'ultima, 7 meno all'interrogazione della professoressa Vecchietti. Pardon, compito in classe, sull'inchiesta televisiva. Siete pronti a vedere cosa c'è nell'ultima? 3, 2, 1. Vediamo. Ehi! Vediamo che cos'è. Oh! Ehi, Joe! Oh, lo volevo. Questo sarebbe l'elicoprione. Guardate qua come è dettagliato, specialmente le branchie. Guardate qua, veramente. È lucido. Bello lucido. Guardate, chi vincerà tra questi due una lotta all'ultimo sangue negli oceani? Sicuramente Eli Zhao, che potete vedere che anche lui si allunga in una maniera pazzesca. Mamma mia, veramente qualcosa di epico, un'epicità che non avete idea. Ecco a voi gli Aqua Monsterflex, proprio due di colore celeste. Il celeste, tra l'altro, uno dei miei colori preferiti, di cui, secondo la chiesa tranese, ricorda la confraternita della Madonna dell'Apparizione. Sembra che gli stanno dando un bacio. No, 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 dai. Non esageriamo. Beh, che dire. La video recensione finisce qui. Se siete d'accordo con me, mi piace, se non lo siete, mi piace lo stesso. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessun video. E seguite me, Peter Paul, e dentro di quelle K102 nella nostra pagina Facebook. L'Italia nella tradizione popolare religiosa. Sta quasi per cadere in inquadratura. Non voglio che sprofondi tra le sue macerie. Soprattutto questi, se tutto va bene, queste recensioni ritorneranno ovviamente a Natale! Yeah! Inoltre seguitemi anche nel mio profilo Instagram ufficiale, GabDiMao4Official, dove io tutto contento pubblico dei post al limite del paranormale. Beh, GabDiMao e gli Aqua Monster Flex è tutto, ci vediamo in un prossimo esilarante video. Buon Halloween a tutti voi e i migliori auguri vanno da Blue Croc e Eli Zhao. Ciao!